Ciao amici da Frank Bianconero. Beh, oggi può essere un bel giorno per chi vede delle cose diverse. Un paio di giorni fa da Raffo sulla piattaforma Viola dissi che fra un paio di giorni avremmo avuto delle novità abbastanza importanti. E oggi è uscito il comunicato della Superlega e voglio far notare che i soliti noti ovviamente che sputtano. Sulla Superlega ovviamente sulla Juve, perché ovviamente c'è la Juve, anche se va in Serie B. Anche se va in Serie B. Perciò non possono fare i caroselli. Pensate che preferirebbero fare i caroselli sulla penalizzazione della Juve, anziché fare, diciamo, il corteo in caso della loro vittoria a scudetto. Però qua non si tratta nemmeno di ossessione, di odio. Qua si tratta proprio di non avere le basi nemmeno intellettuali per poter parlare, per poter avere un discorso equilibrato. Detto ciò, è uscita oggi, no, la nota ufficiale della Superlega dove ci regala quali sono i 10 punti. Partiamo da un presupposto che saranno dalle 60-80 squadre e 50 almeno club che loro hanno chiamato per farsi dire le loro idee sono molto favorevoli. Perché? Perché intanto sono 400 milioni a chi partecipa, intanto sono 14 partite assicurate, ma notate bene, 400 milioni vanno nelle leghe, perché loro dicono quello che c'è scritto, perciò c'è, se è scritto, se c'è un contratto, sarà quello. Dicono 400 milioni per ogni lega, per aiutare a livello sociale e aiutare il calcio femminile e soprattutto, siccome vogliono lasciare i campionati nazionali come base del calcio, hanno la possibilità, pensate un po', cosa che la UEFA si è sempre dimenticata di fare del calcio, pensate un po' che le squadre minori hanno il portafoglio un po' più ampio anche per essere più competitive. Perciò questa Superlega cosa dice? Andiamo a fare campionati anche più competitivi, visto che negli ultimi anni, tranne la Premier League, si è andata un po' a scemare, anche se è vero che la Premier League negli ultimi 5 anni, 4 anni l'ha vinto il Manchester City. Perciò è anche questa, diciamo, non è ormai una lega magari che sì, è equilibrata come partite così, ma alla fine vince sempre più o meno la stessa. A massimo il Liverpool, può succedere il Chelsea, o quest'anno può succedere all'Arsenal, perché non è ancora finito il campionato. Vicende per quanto riguarda il Manchester City, per quanto riguarda la Juve, il PSG lasciamo stare perché lui fa parte dell'ECA e sta tirando la spalla proprio. ECA, Gravina, Tebas, che poi Tebas fanno passare in Spagna, che lui che non vuole Real Madrid-Barcellona, mentre Barcellona e Real Madrid, quello che mi dice che ecco dalla Spagna, hanno denunciato Tebas per andare in Arabia per i diritti TV. Perciò a volte anche l'informazione, come sempre, non solo in Italia, perché ovviamente tutto il mondo è paese, funzionano queste cose qua. Però dobbiamo essere. Quella della Superlega, come è stata strutturata, come hanno scritto nei 10 punti, è una figata pazzesca. Dai 60 agli 80 club, con retrocessioni, con meritocrazia, non ci sono pass, diciamo, obbligatori, come magari era stato fatto l'altra volta quando a mezzanotte uscì quel comunicato, perciò non ci sono quelli che devono partecipare a prescindere. Ripeto, solidarietà. E sentite un po'. Anche organizzare le tifoserie, i fans, avere una qualità di costi e di esperienze per i fans che finora non abbiamo, cosa che la UEFA se ne è sempre fregata. La UEFA, ricordatevi, prende 4 miliardi all'anno e ne distribuisce uno, e chi vince la Champions League al massimo prende 120 milioni. Se poi deve andare a fare mercato per restare competitiva, ne spende 300 per acquistare giocatori per essere sempre ad altissimi livelli. Perciò cosa significa questo? Che dobbiamo darci un'adeguatezza ad andare avanti, se no il calcio non è sostenibile. So che rosicate, soprattutto qualcuno, ma sono i primi che vogliono entrare in Europa League perché sono privi di soldi, sono privi di denaro. Perciò andranno tutti dentro, perché come è stata strutturata, come è stato detto, come è stato scritto il comunicato, nei 10 punti, è veramente qualcosa di bello. Almeno da quello che è scritto, è normale che poi lo devi andare a vedere, è normale che poi ti ci devi abituare, è normale che poi, come dalla Coppa dei Campioni nata la Champions League, ti ci devi abituare. Funziona tutto così, ma è un calcio veramente che potrebbe essere di altissimo livello,
dove girano, per le aziende, perché non sono più squadre di calcio. Dobbiamo parlare per aziende. Possono acquistare super giocatori, possono dare super ingaggi. Diventa veramente uno spettacolo. Che vogliono farlo diventare Super Bowl, NFL, l'NBA. Così funziona, ormai sono quelli gli sport. E permettetemi, se c'è qualcosa di più bello in TV, di più spettacolare, anche quelli più giovani si mettono a guardare una partita di altissimo livello. Salernitana Juve, l'anno scorso 1,5 milioni di, togliamo le disdette che stanno dicendo cavolate, di 1,5 milioni di spettatori, quest'anno 900.000, sia per il caso Juve, ma perché vedere quel tipo di partite è poco emozionante. Poi ci dicono tutti, ma voi dove andate in Europa? Noi possiamo stare perché la nostra storia è gloriosa, poi ognuno la vuole intendere come vuole. Però volevo parlare con voi, no? E volevo questi 10 punti, leggo soltanto 10 punti, non le clausole che ci hanno messo sopra. Competizioni su base ampia e meritocratica. Tornei nazionali, la base del calcio. Migliorare la competitività con risorse stabili e sostenibili, quello che dicevo, che danno anche alle leghe o alle squadre non partecipanti quei 400 milioni a fondo di solidarietà. La salute dei giocatori deve essere sempre al centro del gioco perché ricordiamo che la UEFA se n'è sbattuto del Covid e faceva amichevoli nazionali, se n'è sbattuta del Mondiale e faceva fare i giocatori viaggi transoceanici, tutte quelle cose lì nonostante non servivano a una beata minchia quelle cavolo di amichevoli. Competizioni gestite dai club, con regole di sostenibilità finanziaria trasparenti applicate adeguatamente, perché stanno dicendo che la UEFA non è adeguata a fare questi tipi di controlli. La migliore competizione di calcio mondiale vorrà essere, hanno questo diciamo obiettivo. Miglioramento dell'esperienza dei tifosi, questo è importante. E vi leggo soltanto questo. Il calcio è un gioco popolare, il dialogo con i tifosi e i gruppi di tifosi indipendenti è essenziale per raccogliere idee che possono migliorare l'esperienza dei fans. Dovrebbero essere adottate misure supplementari per facilitare la partecipazione dei tifosi alle partite in trasferta. Dovrebbero essere previsti anche standard per le infrastrutture, per portare gli stadi di calcio a livelli di qualità elevata e uniforme, in modo da migliorare lo spettacolo del calcio dal vivo, perché in Italia abbiamo stadi fatiscenti, perciò noi non potremmo stare mai ai livelli nemmeno della Premier League se non c'è questo supporto della Superliga. Se non capite la base, se non capite che ora devi fruire servizi al tifoso, io quando vado a Torino, se vuoi la pasta, se vuoi la carne, se il centro commerciale e lo store all'interno, se vuoi quel tipo di servizio, se vuoi il bar, se vuoi quel ristorantino all'interno, c'è tutto. Perché il tifoso, è inutile che fate finta di niente. Noi siamo clienti, siamo appassionati, è una nostra passione, possiamo dire tra virgolette, possono giocare con la nostra passione, ma a me frega zero perché sulla possibilità ci vado, sia perché tifo Juve, sia perché il calcio è la mia passione, del mio sangue che scorre nelle vene. Perciò è una cosa importante, cioè organizzare le trasferte con tariffe per portarli negli stadi di valenza internazionale dove lo spettacolo può essere più bello. Perciò cosa significa questo? Che Gravina, non so se sarà ancora in braccio a Ceferi o quando uscirà la Superlega, perché voglio aggiungere che l'Avvocatura Generale che aveva dato diciamo, quel parere aveva detto proprio queste cose. Ci deve essere meritocrazia, tutte queste più o meno nei 10 principi che hanno scritto oggi la Superlega. E così hanno fatto, per far sì che non può dire di no quando si andrà alla Corte Europea per quanto riguarda il monopolio, perché ha fatto tutti i dati, meritocrazia, soldi tutti uguali, solidarietà alle società che non partecipano, aiutare le leghe, aiutare i tifosi. Stiamo parlando che la JP Morgan ha congelato per ora 7 miliardi che sta aspettando, 7 miliardi di euro che sta aspettando la Superlega, perché questi soldi sono gestiti da tutti i club e non da una persona sola sulla poltrona che gestisce i soldi degli altri. Ditemi voi se è una cosa giusta. Detto ciò, come si chiama? Non mi viene il nome. Non mi viene il nome? Aiutatemi. Rochette, il direttore, l'amministratore delegato della Superlega, ha parlato di Agnelli. Ho bisogno dei suoi consigli, perché come conosce lui il calcio in Europa, poca gente lo sa. Grazie
dicendo che ruolo potrà coprire, Andrea Agnelli può decidere cosa fare. Detto ciò, non tutti possono avere la possibilità di avere determinati personaggi. Poi è normale che vengano odiati perché ovviamente la superiorità viene odiata, perché in Italia non è concesso il successo. Scusate la rima baceta. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale. Gravina? Cristelin? Ciao!